Se volete una cazzutissima maglietta Free Hugs con un bel German Suplex in evidenza, affrettatevi e correte su Teespring. Sono disponibili anche felpe o canottiere in diverse colorazioni. Il link del negozio lo trovate in descrizione. Parte dei ricavi andranno in beneficenza ad un'organizzazione per i diritti degli animali, la Best Friends Animal Sanctuary. Quindi vi beccate una maglia super figa o una felpa super figa e aiutate anche chi ne ha bisogno. Siete ancora qua? Mettete in pausa il video e andate a comprarvela. Su! Sabato notte abbiamo assistito a UFC 226 e nel main event Daniel Cormier ha battuto Stipe Miocic, laureandosi campione dei pesi massimi UFC e doppio campione UFC perché è anche l'attuale campione dei pesi medio massimi, un po' come fece Conor McGregor pochi anni fa. Ma non è di Cormier che vogliamo parlare, bensì di ciò che è accaduto all'interno della gabbia durante il post-match. Infatti durante l'intervista, con i classici ringraziamenti finali del campione, il suo discorso su quanto sia stata dura, su quanto ha rispettato l'avversario e bla bla bla, Cormier ha anche chiamato Brock Lesnar presente tra il pubblico. Lo ha sfidato dicendogli che sarà lui il prossimo avversario contro cui difenderà la cintura, la prima difesa titolata dei pesi massimi da parte di Cormier. E Brock Lesnar, seduto a bordo gabbia, non si è fatto attendere, è salito, incazzato come una biscia, ha spinto via il fighter americano e ha lanciato un bel promo in stile puro WWE, dicendo che accetta la sfida, si sfideranno per il titolo e tante care cose. Allora, premessa, questi due sono amici da più di 20 anni, abbiamo visto Cormier a WrestleMania 31 quando Rollins ha incassato ai danni di Brock Lesnar, si conoscono bene ed era tutto ovviamente pianificato, scritto a tavolino per creare un po' di hype e probabilmente per vendere ancora più pay per view quando il loro incontro si terrà, presumibilmente a UFC 230 a novembre. Questo vuol dire che Lesnar ha superato i test antidoping USADA, quelli per cui era stato squalificato dopo il suo incontro contro Mark Hunt, che vinse ma che poi venne cambiato ovviamente in un no contest, ed è pronto a tornare nell'ottagono da campione universale. Forse no, perché va bene la UFC, va bene che ci piacciono le mazzate, va bene che spesso personaggi legati a questa disciplina delle arti marziali miste vengono in WWE e viceversa, ma noi parliamo della compagnia di Vince McMahon, focalizziamoci su quella e focalizziamoci sugli eventuali scenari che possono palesarsi dopo un evento del genere. Sarà un video abbastanza breve perché per ora non c'è molto da parlare di questa cosa. Gli scenari potenziali sono due. Prima di elencarli, sicuramente Dana White e Vince McMahon, i rispettivi chairman delle due federazioni di mazzate, sono assolutissimamente in accordo. Avranno stretto un patto per dividersi i soldi o per incassare ancora di più facendo qualcosa. Io non escludo che Cormier possa apparire in WWE, magari a SummerSlam. Pensate, Lesnar che vince il suo match, arriva Cormier, lo stende e Strowman incassa, perché no? Bisogna vedere appunto cosa hanno intavolato Dana White e Vinnie. Fatto sta che adesso possiamo parlare dei due scenari che sono i seguenti. Allora, il primo è che Brock Lesnar dovrà focalizzarsi sul suo incontro in UFC, vorrà scrivere una pagina di storia, vincere ancora il titolo dei massimi della compagnia di arti marziali miste più importante del mondo e quindi lascerà un po' la WWE in secondo piano, perderà il titolo a SummerSlam come molti dicono, e non lo rivedremo forse più? E questo agli occhi di numerosi appassionati potrebbe essere lo scenario più scontato, più banale, probabilmente quello che avverrà, ma secondo me c'è un punto 2. Dana White e Vince McMahon hanno deciso di provare a rendere Lesnar un doppio campione in due discipline totalmente differenti, in UFC e in WWE, e questo vorrebbe dire che a SummerSlam Lesnar difenderà il suo titolo, non lo perderà, e la compagnia di Stanford dovrà aspettare per vantare una cosa storica, mai accaduta, ovvero avere un doppio campione nel suo roster, il campione universale e il campione mondiale UFC. Sotto un certo punto di vista potrebbe essere qualcosa di clamoroso, perché immaginate tutti quelli che dicono: ah, i wrestler fanno finta, li metti contro un fighter vero, vengono distrutti, morti, massacrati. Ecco, pensate Lesnar che batte Daniel Cormier, che vanta un record di 19 vittorie e una sola sconfitta e viene riconosciuto universalmente come uno dei migliori artisti marziali di sempre. Che schiaffo morale sarebbe una vittoria di The Beast in faccia a quelli che dicono: ma il wrestling sono degli attori, dei pupazzi. Ecco, il campione universale WWE è anche campione mondiale UFC, una roba pazzesca, anche se lo è già stato ma non in contemporanea. Secondo me questo aggiungerebbe quella presa per il culo maggiore ai danni di questi intenditori di vera lotta.
Il lato negativo di questa cosa sarebbe il campione universale assente ancora fino a novembre almeno, fino all'esito del suo match in UFC. E questo per noi appassionati WWE sappiamo che significherebbe coltellate autoinflitte al pancreas, perché non avremmo un campione di nuovo da quasi 2 anni. E aiuto. E poi, come ho detto prima, c'è il terzo scenario che si lega molto al primo, ovvero Cormier fa perdere il titolo a SummerSlam a Brock Lesnar, e sarebbe qualcosa di epico e di inaspettato. Aspettato. Staremo a vedere, questo breve video si conclude qui. Ovviamente quello che avete visto, la spinta, gli insulti e tutto, sono palesemente creati a tavolino per generare hype attorno al loro incontro. I due si conoscono, sono amici. Cormier tra l'altro è un ex lottatore olimpico, è arrivato anche quarto mi sembra alle Olimpiadi di Atene 2004, non è l'ultimo degli scemi, e parte super favorito contro Lesnar, assolutamente. Anzi, oserei dire che non vedo possibilità di vittoria per Brock Lesnar a UFC 230, sempre se si terrà lì l'incontro. Volevo solo parlare dei due possibili scenari che intaccavano noi del WWE Universe. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima, ciao!